Ancora che sta storia, Matteo. Nell'uere che la notte sorge, questa notte ne dormute che niente. Andò, se ne dormuti è normale che hanno russato. Guaglio, a proposito, com'è che a Veronica ancora non ci ha portato un modo generale? Boh. Cora mi fatto? Da Guaglio la stavolonata. Stavolonata perché tu passi tu medico in lavo. Qui te la voce innamorata e va presso un medico. Sta patuta da Guaglio. A definire l'uomo, ma sono le femmine che vanno a presso all'uomo. Ah, li sento mica. Devo la stessa cosa. Sacci, tu pezzo di Guagliolo di Veronica, appresso a tu pranzo set. Ma va a trovare subito ma fa anche a pe. Buongiorno, Nannetti. Buongiorno. Beh, ancora a pregare? Sono sicura che con tutti questi rosari che recitate andete tutti insieme anche in paradiso. La pregatura. Sa da pregatura ci manca. Beh, signorina Veronica, tutto bene? Tutto bene, Matteo. Ma non tiri il solito pizzicotto, cagiate in che mezza pacca in ruta. Signori, faccio la festa da apprezzare questo che qui da dà ci fa erma. Tu i cazzatoi a me, eh? Signorina Veronica, e come è che il dottor Ciaverio stamattina ancora non arriva? Avrà fatto tardi anche ieri notte. Com'è, quindi è pure cristiana che fa tardi la notte? Sì, quando arriva tutti i pannolicci in de boccetta. Ah, Veronica, Veronica, se tu mi conoscevi a me una cinquantinacchia di anni fa. I pannolicci in de boccetta l'avemmo con danzembra. Ciao, ciacchi di massareia. Su, non scherzate, il dottor Saverio è un uomo molto ambizioso. Lui lavora al servizio della scienza, è un ricercatore. E che ricerca, Sandelcandra? I sparci? Pure i fugni. Quando è tempo gli sono biscosso, sa quanto ne trova? Ma no, è un ricercatore. Lui lavora per farci stare meglio tutti, per questo fa tardi la notte. Ieri sera lui, Antonio Trapani, Gian Russo e il dottor Stanisci hanno lavorato fino alle 4. E loro so qui che ce ne fa sta meglio a noi. Ma se quando vaga da qui di dai, la ricetta te la da scrivere tu, che sono loro c'è troppo. C'è ragione. Boh, ne parliamo di quelli che stanno sotto banca di Napoli, quelli che ci fanno chiamare un camp. Perciò quindi che fu segretario da bascio stanno un po' di anghiccio in bascio. Quindi è un campo santare. Comunque, Guaglio, io sapete come funziona quando la bascia accade questi medica. Ah, ma vuol dire chi? Quando vada, prima ti piglio il biglietto, poi fa 3 ore di fila, poi dopo che usa solo tu,
come ha fatto io userti da seggere andando a portalo. A sta fortuna di cantalassa che ne batti mano con bagno loro in Italia. Voglio, usare che vi dico, da sto paese, quando si sente buono, e meglio ti ficchi una supposta e ti va a cucca. Ti ragione, no? Vero, ci hai andato un po' qua, fammi sentire un parlare. Dove va niente, dove va niente. Giacco, fatti fatti questo imbucciato. Sì, sì, mi senti, mi senti. Come senti, come va questa storia d'amore col dottor Ciaverio? Ha senso unico, purtroppo va a senso unico. Rosone, e che significa senso unico? Talo vuoi solo essa. Stato zitto, fammi sentire un po'. Sì, sì. Mi racconta, vero, racconta, che a me ci interessa in questi parlamenti. Il dottor Saverio non ha tempo per l'amore. Lui le donne non le guarda neppure. Ma te, fosse ragione su me. Mi ne andò, quindi te proprio la faccia dell'uomo sessuale. Mi ne come mamma fa qua tinta, mica me ne murmura, mica me ne. Madonna che fregatura, qui tutta la scusa della serenca. Ops! E c'è da me ne cavetta, c'è da me ne. Ma te, e voglia is. I tengo la barriera emorroidale. Su, adesso basta. Ecco la vostra preparazione H. Oh. Mi raccomando, mettetela. No, io e Antonio ce ne mettiamo più. È la nostra difesa contro Riccione. Giusto. Basta, niente preparazione cacca. E smettetela, stito i vecchi, guarda un bambino. Quello il dottor Saverio mi è Riccione. Tu agliolo vuoi essere solo un po' che ti do da capi che la vita senza amore non è di. Ha parlato giovanetta, ha parlato. Tu sei qui, che anche non si mancano gli uomini della vita mia. E te credi? Magari lo capisse, chissà, forse un giorno.